La pratica del Tai Chi Chuan è basata su 5 pilastri che devono essere costruiti secondo una precisa sequenza che non dovrebbe essere alterata. Primo pilastro, lo studio delle singole tecniche. Secondo pilastro, lo studio del Neikung e del Qigong. Terzo pilastro, lo studio delle forme. Quarto pilastro, il Tui Shou. Quinto pilastro, il San Shou. Nella realtà quotidiana della maggior parte delle scuole, purtroppo, i primi due pilastri sono praticamente inesistenti e si comincia subito a studiare la forma o le forme. Questa non è affatto una buona cosa, perché vengono a mancare i due pilastri su cui si regge una corretta pratica. Con questa serie di video vedremo di buttare le basi per una pratica basata su una sequenzialità corretta che rispetti questo ordine naturale di sviluppo. Mostreremo come procedere nello studio delle singole tecniche sia per il Tai Chi di stile Yang sia per quello di stile Chen, ricordandovi ovviamente che per lo studio del Neikung, delle forme e del Tui Shou sono già disponibili in video i relativi programmi didattici. Il lavoro sarà impostato secondo 4 livelli. Primo livello. Studieremo le figure di ogni singola tecnica in posizione naturale. Secondo livello. Studieremo le stesse figure in posizione Gong U e Subu, per poi ovviamente passare al terzo livello in cui eseguiremo le figure sul posto con cambio guardia. E infine, al quarto livello, le faremo vedere nella camminata tipica del Tai Chi Chuan. Abbiamo diviso lo studio delle singole tecniche in 3 gruppi, per facilitare anche l'apprendimento e il lavoro sul. Nel primo si studiano le 10 tecniche fondamentali dello stile. Nel secondo gruppo vedremo le tecniche di pugno. Nel terzo le tecniche di calcio.